Pizzul, Bruno, Bruno? È accasciato Bruno Pizzul. È accasciato Bruno Pizzul, recupera poi lo sentiremo. Siamo secondi, dai. Siamo secondi, diciamo, volevamo salutarvi in un'altra maniera, ma più che secondi, diceva il presidente Matarrese, siamo primi a pari merito, mi sembra, ai giornalisti, vero presidente? Mi sembra che si dica la verità quando si ammette che noi non siamo inferiori al Brasile. Questa storia dei rigori è una maledizione per noi. Credo che sia la prima volta che si perde un mondiale dei rigori, che ci sono ragazzi che meritano applausi. Anzi, credo che quando saremo in Italia bisogna applaudirli, incoraggiare questi ragazzi, il comportamento, la dignità in campo, fuori campo. Ci spiace per gli italiani, c'è un'amarezza, però c'è l'orgoglio di poter dire che nel mondo noi meritiamo applausi da parte di tutti. Lei faceva riferimento, presidente, ai rigori di Napoli, la semifinale con l'Argentina. Sì, purtroppo dovremmo cancellare i rigori, dovremmo togliere di mezzo, i rigori non appartengono a noi. No, forse sarebbe meglio... Vabbè. Così come sono comportati in campo hanno dato davvero... Non volevo essere cattivo. Rigori invece? Ma dico, nessuna recriminazione... Credo tutto sommato che abbia vinto la squadra che meritasse, anche se con questa letteria, però perdere in questo modo con il Brasile vuol dire uscire a testa alta da una delle più belle edizioni dei mondiali di calcio che si sia mai visti, quindi si può essere orgogliosi di questo risultato. Certo, l'amarezza è tanta, ma quando l'amarezza sfuma per questo sogno accarezzato, non realizzato, i prossimi giorni ci accorgeremo che abbiamo un patrimonio di ragazzi straordinari, un temperamento e finalmente anche una squadra che ha spesso un bel gioco. E poi non sono mancate le sorprese, Bruno, da un punto di vista tecnico, Baresi, Baggi in campo, Evani perfino. Sì, in effetti io credo di dover sottolineare una volta ancora lo straordinario coraggio con cui tutti questi giocatori sono scesi in campo e anche la scelta coraggiosa di Sacchi, Baresi, Evani che sembravano out per questo mondiale che invece hanno giocato alla grande, Roberto Baggio che fino all'ultimo momento non sapevamo se dovesse giocare, non solo ha giocato i 90 minuti ma anche i supplementari e qualche volta l'abbiamo visto quando i compagni erano in difficoltà perché c'erano anche altri acciaccati addirittura coprire e tornare indietro. Rivediamo questi momenti, Bruno, con il capo delegazione Ranucci che proprio ci deve un po' raccontare cosa è successo perché la formazione non era chiara, non sembrava che il Baggio non ce la facesse, parlo di Roberto, poi addirittura Baresi, insomma che cosa è successo a più di minuti all'inizio della partita? Beh, direi che la volontà del calciatore di giocare ha prevalso su qualsiasi tipo di prudenza e insieme al tecnico ha deciso di scendere in campo perché lui ci teneva moltissimo, addirittura ieri sperava che Stoichkov non segnasse per essere lui capocannoniere di questi mondiali, quindi era convinto di potercela fare. Baresi era qualche giorno che si preparava, anzi veramente dal giorno dell'operazione che si preparava a giocare la finale ed è entrato in campo, abbiamo visto che cosa è stato di grande. Credo che vada fatto un plauso anche a tutto lo staff medico. Il presidente Matarrese davvero più sopra tutti, anche se Baresi ha sbagliato il rigore, però un miracolo, no. Proprio questa dimostrazione che qui si è lavorato seriamente. I medici, tutti i giocatori, i nostri massaggiatori, i nostri tecnici, vedete, io chiaro sono il presidente e parlo in questo modo, però mi astraggo un attimo, devo dire che abbiamo creato un qualche cosa di veramente bello che va scritto nella storia di questo calcio anche come immagine del nostro paese. Gli applausi degli stranieri, gli applausi di quelli che veramente ci hanno stimato, comportamenti irreprensibili. Vedete, Baresi che gioca a pallone, quando di solito un incidente del genere fa fuori forse per il mio tempo, è la grande prova di attaccamento. Noi volevamo vincere, chiedo scusa agli italiani, però torniamo in Italia a testa alta e meritiamo e pretendiamo gli applausi. Ecco, presidente, naturalmente serpeggia un po' d'amarezza inevitabile in ciascuno di noi e suppongo che anche negli spogliatoi, lei ha già fatto visita ai ragazzi, ci fosse un po' di questa amarezza trasparente. Io ho visto sui teleschermi Baresi che è un uomo maturo, pieno di esperienza come lui, che piangeva, no? In maniera irrefrenabile. Diciamo che il pianto un po' ha preso tutti quanti noi. Io ammetto, devo dire che prima di entrare in spogliatoi ho dovuto ritrovare un po' di mia serenità, è venuto a trovarmi Bucci dicendo: presidente, se non viene lei negli spogliatoi qua nessuno ha il coraggio di parlare. Sono entrato, mi sono fatto forza, ci siamo abbracciati con tutti e ho detto: ragazzi, per me siete campioni del mondo, non abbiamo la ratifica ufficiale, ma io credo che gli italiani possano dire di avere dei grandissimi campioni di immagine, di attaccamento, di correttezza. E beh, io credo che anche il capo dello Stato, il capo del governo debbano dare atto a questi ragazzi. Abbiamo reso omaggio alla presenza del presidente Elconi. Il presidente Elconi è felice e orgoglioso di questa squadra, ti di questa federazione. Sì, no, voglio aggiungere una cosa, devo dirlo con grande franchezza.
Cioè, la squadra è composta non solo dai giocatori, è composta dai dirigenti, dal presidente federale, dal capo delegazione, dai tecnici. Io credo che raramente si sia dato un'idea di compostezza, nessun isterismo, nessuna polemica. Si è accettata questa sconfitta, siamo usciti a testa alta, ma complessivamente, voglio dire, il calcio italiano, ma lo sport italiano è uscito con tanta dignità da questo difficile compito. Certo, sono cose che lasciano comunque la bocca amara ai tifosi, però vanno nel patrimonio dello sport italiano. Senz'altro, eppure che non è fatto solo dei risultati agonistici. Ecco, in questi momenti, ripetiamo per l'ennesima volta questo vocabolo di amarezza, però tutto sommato, voglio dire, perdere con una squadra come il Brasile, che a chi ama il calcio così è sempre, no, un'idea, qualcosa di positivo, forse brucia meno che perdere contro qualche altra squadra, anche se perdere così brucia e tanto. Adesso noi dobbiamo trovare un attimo di serenità a fare proprio il quadro della situazione. Siamo partiti in maniera disgraziata, abbiamo sofferto. Se fossimo tornati prima in Italia, oggi saremmo già stati massacrati. Torniamo in Italia e con gli applausi. Potremmo anche non stare qua, e sarebbe stata una tragedia per tutti. Ecco, allora, prendiamo, festeggiamo questa parte qui. Adesso supereremo l'amarezza. Non c'è dubbio che ci venga dato il signor presidente responso, anche se dopo un famoso 4-3 della Germania e perdemo con il Brasile, ci furono pomodori, ma questo caso sarà invece frutta, sarà frutta dorata. Nel 70 credo che gli italiani abbiano capito i grandi sacrifici che ha fatto questa squadra, che ha superato le grandi difficoltà in una condizione. Si può dire che il Brasile ventilava questo spirito dorato di vittoria un po' prima, gli è andato tutto bene, tutto liscio, presidente, o non si può dire? No, si può dire che evidentemente il Brasile è un grandissimo paese, quindi 24 anni dopo, quindi bisogna dare atto che loro hanno forse hanno più santi in paradiso. Ecco, l'abbiamo detto. Ma non un momento, non nel senso che intendiamo noi. Il paradiso proprio. Il Padre Eterno. Vabbè, poi ne abbiamo anche noi. Ha deciso che in questo momento va aiutato il Brasile. Va bene. Accettiamo lo stesso. Accettiamo dopo 24 anni, Bruno. Dopo 24 anni toccato a loro, adesso cominciano a essere tanti anche gli anni in cui siamo noi che mandiamo al mondiale, quindi speriamo per la prossima. Io nel 93, nel 94 siamo sempre lì, l'importante è in Francia, mi tocca continuare in Francia. 32 squadre, è una nuova formula, in Francia io avevo previsto la finale Italia-Brasile. In Francia vuol dire che siamo obbligati a essere i primi in Francia, in Europa. La ringraziamo in Europa. Io spero che il Signore, il Padre Eterno, si occupi di cose un pochino più importanti. Io richiamavo di la Tosca più grande, invece, spensa coi fanti e lascia stare i santi, nel senso che abbiamo perso una partita. Ci sono forse cose più importanti di cui si deve occupare. Una merda di pomodori, veramente siamo davvero per davvero tutti d'accordo, però non li meritava neanche quelli del 70. Figurati. Non abbiamo più saputo qual era è possibile continuare il segreto di Matarrese. Non abbiamo osato chiederglielo questa sera. Guarda che birichino Mazzocchi, ma forse ha ragione lui, inseriamo questi elementi scherzosi, l'atmosfera ma ce l'avrebbe detto, perché Matarrese è una persona sempre sportiva. Ma no, ma perché no? Visto che dobbiamo dobbiamo prendere, tra virgolette, mi piace dire tra virgolette, con gioia una sconfitta contro una squadra che si è dimostrata nell'arco del mondiale più forte. È la squadra che forse storicamente riconosciuta, è la squadra che ha partecipato a tutte le fasi finali, è la squadra più amata in tutto il mondo, è una squadra che era stata sfortunata magari anche negli ultimi anni, è un paese che ha perso il suo leader massimo dal punto di vista sportivo, che era Ayrton Senna. C'era un bellissimo striscione dei giocatori brasiliani alla fine della partita, probabilmente sbaglierò la traduzione, ma era: Senna, acceleriamo insieme, il titolo è nostro. Io penso che sarebbe anche giusto accettarla davvero con un sorriso questa sconfitta per un paese che tra l'altro ha parecchie difficoltà più di noi, per cui dopo 24 anni secondo me è anche giusto che abbiano vinto. I tifosi italiani sono perfettamente d'accordo con te e con noi, nel senso che abbiamo i primi risultati del televoto alla domanda che abbiamo posto: Italia promossa comunque sì o no? Il 65% dei tifosi rispondono sì, mentre il 35% no. Siamo sulle 10.000 e passa chiamate. Abbiamo Gianni Minà, credo, in linea da Los Angeles. Pronto, Gianni? Ci senti, Gianni?
Ecco, eccoci, vi sento. Bene. Pronto, vi sento benissimo. Bene, adesso anche noi. Ciao a te e ai tuoi ospiti. Ciao, ve li presento subito. Bearzot, per grande amicizia, oggi non è andata allo stadio ed è rimasto qui per essere presente alla nostra trasmissione. Certamente l'aria non è delle più allegre, però nello sport ci sta anche che si possa perdere. Siamo secondi al mondo e diciamo anche che forse la Brasile in questo mondiale ha fatto qualcosa di più, perché bisogna vedere le cose anche cercando di dimenticare la passione. Alla mia sinistra due italiani che hanno vinto l'Oscar, Gabriella Cristiani per il montaggio dell'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci e Giorgio Moroder, che è ritornato, che come avevo detto l'altro giorno ha vinto tre Oscar con Flashdance, Fuga di Mezzanotte e la canzone di Top Gun. E alla sinistra Joe Ciampa. Avevamo portato italiani vincenti come se fosse bene augurante, diciamo anche la verità, perché oggi tutti andavano allo stadio e nessuno voleva stare qui nello studio con noi. Però alla fine devo dire che forse qui si è attenuata la, diciamo così, la tristezza. D'altro canto, Bearzot, il tuo commento, l'Italia oggi ha giocato all'italiana, tutti in difesa e tentando il contropiede. No, io ho detto già prima che insomma, essere arrivati alla finale mondiale dopo quello che abbiamo visto, fare dell'Italia nei partiti precedenti, mi sembra che sia già un traguardo notevole. Per quanto riguarda la partita d'oggi, mi sembra che il Brasile abbia cercato di vincere per tutti i 90 minuti. Noi abbiamo giocato senza attaccanti puri, abbiamo eretto una barriera a metà campo che ha consentito poca possibilità a loro di sfondare. Hanno avuto le 3-4 occasioni notevoli, le hanno sbagliate. Noi siamo riusciti a fare qualcosa in contropiede, ma è chiaro che quella partita giocando così era difficile vincerla nettamente, insomma. Tu avresti messo in campo Baresi e Baggio. Baresi di ritorno a un'operazione di menisco e Baggio che fino a ieri aveva un grande dolore a una gamba e tutti dicevano non sarebbe sceso in campo. Cioè è un atto di fede sulle sue, per le proprie idee quello di Sacchi, o è un atto lucido, è una scelta? Sai che aveva constatato il recupero pieno di Baresi, mi sembra che abbia fatto una buonissima partita e io non so se era poi in condizioni perfette, anche mentali, per poter tirare il rigore, visto che era uscito qualche minuto prima con dei dolori alle gambe. Crampi, sì. E mi stupisco anche che Baggio, che l'ha dato per ammalato, abbia fatto addirittura 2 ore intere di partita e facendo anche delle cose belle, secondo me. Gabriella Cristiani, è stato un melodramma, uno psicodramma? Era emozionantissimo, era un melodramma, era dolcissimo, era bellissimo vedere i brasiliani e gli italiani che sono sempre con un grande cuore e urlavano, erano felici. Io sono felice lo stesso, ma siamo secondi, è bellissimo. Come l'hai vissuto? Tu sei di una famiglia che il calcio lo ha masticato, sì, sempre? Da sempre, da quando sono nata. E anche c'è uno in famiglia che è un calciatore, Francesco Cristiani, credo che sta nel Foggia. Un nipote? Tu lo sai meglio di me forse. Sì. E questo signore incombeva quindi? E quello, il signor Bearzot era nelle mie orecchie, perché mio padre mi teneva lì vicino alle orecchie, vicino alla radio, sentire lui. Bearzot era l'eroe della nostra famiglia. Moro, dove esploderanno le polemiche adesso, inevitabilmente, anche se abbiamo perso ai rigori come il Mondiale del 90, sulle scelte di Sacchi, la tua opinione? Beh, per me ha fatto bene a mettere Baggio. Baresi non lo so, però Baggio mi sembra che abbia fatto molto bene. Avevamo avuto un po' di sfortuna, poi per me una finale del mondiale che si finisce sui rigori a me non piace. Cioè, io non capisco perché per esempio non si potrebbe giocare tra 2 giorni, tra 3 giorni, quando sono riposati, e rifare la partita. Cioè non è una partita è importantissima, quello che no? In Inghilterra, ma è quello, la decisione di rigore di una crudeltà incredibile. In Inghilterra per ripetere una partita fino alla fine, fino a che qualcuno prevale sull'altro, anche se sono stanchi. Gio, tu hai le lacrime agli occhi, si può vivere il calcio in questo modo? No, io forse non si può, però so che mio fratello piccolo in Italia lo sta vivendo, lo ha vissuto, lo sta vivendo in questo momento sicuramente. E poi anch'io con i miei fratelli, insomma, abbiamo sempre giocato a calcio, abbiamo sempre guardato le partite di calcio, abbiamo sempre vissuto molto. Roma, volete chiedere qualcosa a Bearzot? Sì, immagino che la polemica in furi. Gianni, c'è Benvenuti che ti vuole chiedere una cosa. Gianni, buonasera. Prego. Ciao. Ciao. Ciao Gianni.
Dico, però nessuno ha chiesto Signori, perché Signori non è entrato a far parte della squadra. Quando Signori era fresco ed in Italia, direi che ha fatto un campionato da goleador per due stagioni. Nessuno se lo chiede, nessuno si domanda. Bearzot, Enzo. Bearzot dice che lui se l'è sempre chiesto, prego Enzo. Ah, meno male. C'era una partita in cui un uomo come Signori, dal gol facile, scattante, che poteva dare dei problemi alla difesa avversaria, era proprio Signori. E mi stupisco che non sia stato adoperato oggi e se sia stato adoperato così poco durante questo mondiale, perché questa è una punta vera. Enzo, ecco, sarebbe servito anche per il rigore. Tecnico e testo. Sarebbe servito anche per i rigori, intanto, dico. Anche per i rigori sarebbe stato utile, signore. Naturale, questo non sbaglio.